amici qua. Guardate, il lavoro in Calabria è un problema serio. È un problema serio per i precari, per la computer intera, per la legge 40, la legge 15. È un problema per chi il lavoro non l'ha mai avuto. E questo è il vero problema, per i nostri fratelli, i nostri figli. E noi insieme dobbiamo dare risposte a tutti. Noi abbiamo voluto unire perché non facciamo lotte a comparto stagno. Non facciamo lotte cercando di dividere. Riuniamo gli LPU, riuniamo la lotta di mobilità, legge 15, 40. No! Il lavoro appartiene a tutti. E noi con coraggio, anche insieme alle altre categorie, andiamo nei comuni a dire cosa? A dire in maniera trasparente e onesta qual è la nostra posizione per tutti, però. Oggi ci sono gli LSU, gli LPU nella sala. Precariato storico, da 20 anni, una vergogna. Lavoro a nero legalizzato dallo Stato. E noi ne parliamo insieme della responsabilità, perché non abbiamo vergogna di parlare di loro, di trasferire quello che abbiamo preso in terra. Gli LSU, gli LPU, 20 anni. 20 anni che il sindacato propone la stabilizzazione e 20 anni che ci vendono scuse. Anzi, la colpa la trovo che del sindacato. Andarsene a dire a qualcun altro, noi la soluzione l'abbiamo. 3 anni fa abbiamo firmato la contrattualizzazione grazie a grandi scioperi fatti da noi, perché il sindacato siete voi, sono i lavoratori, poi ne facciamo sintesi, ma noi qua sul palco giorno di passaggio un giorno ci potreste essere voi tranquillamente. Il significato è uno solo, che chi invece è predisposto a decidere, chi amministra, deve avere le scelte giuste, non deve avere populismo. Non a caso noi oggi qua non abbiamo voluto invitare politici, solo noi, solo i lavoratori ci sono, non ci sono i lavoratori. Ci trattiamo noi per avere solo una risposta, e la risposta per quanto ci riguarda è le scelte più stabilizzazioni, e vi dico anche come. Non c'è molto da inventarsi, non stiamo gridando alla luna, amici miei. I 50 milioni vanno storicizzati, i 38 milioni vanno storicizzati, va ripetuto quanto è accaduto nel 2008, vanno date le deroghe per la stabilizzazione a tutti i comuni, sotto e sopra i 5.000 abitanti. I soldi ci sono, ci prendono in giro, ci vogliono fare elemosinare, un nostro diritto, questo non va bene, è un nostro diritto, ce hanno le possibilità per farlo. Così legge 15. Pensa ad Acre, a San Giovanni, legge 40 per quel pollino, all'Aspromonte. Guardate, anche là ci sono i soldi. Abbiamo firmato accordi che loro non hanno rispettato per la qualificazione economica di queste persone. E noi il 16, la Bene Roberto, andremo là scendendo in piazza chiedendo quando abbiamo già concordato e discusso. Per finire la della mobilità intera. Importantissimi, anche per questo. Anche per questo, guardate, mobilità intera che è il lavoro puro. Devono capire che devono creare il lavoro vero. E non ci possono limitare a dirci che 6 mesi e poi basta. 6 mesi pagati con ritardi abissali. Ma di cosa stiamo parlando? Per dare la colpa a chi? A chi hanno costretto a firmare un accordo il 7 dicembre dicendo l'ho firmato, li togliamo fuori per creare divisioni. Guardate il sindacato, la UIL è chiaro su questo argomento. Il sostegno al reddito va dato fin quando non ci danno risposte occupazionali serie. Serie. E il 16 anche questo diremo al governo regionale. Non si può permettere di avviare con ritardo, fra parentesi, tirocini, e nemmeno pagare, perché questo va detto, avviati con ritardo, avevamo firmato quell'accordo pensando che gennaio mi chiamavano a lavorare, gennaio che era tutto ok, ieri il mio amico mi diceva nella convenzione, nella delibera hanno scritto che c'era la convenzione, mentono a se stessi, mentono a noi, mentono a voi, a noi ci dicono una cosa, amici miei, dopo che ci hanno detto una cosa, noi andiamo a voi e ve la ripetiamo, se voi non la mantengono, i bugiardi non siamo noi, sono loro che ci hanno detto un qualcosa contro il mandola e non mantengono mai bene la cosa che dico. Basta l'idea, altro che incatenarsi per il commissariamento. A prologo, guardate, le dimissioni non ci sanno, sarebbe il minimo. Un assessore che assente dice una cosa e ne fa un'altra, utilizza Facebook come fosse la sala riunione, scrive e cancella, dimissioni non ci sanno.
Ma dimissioni un governo regionale che non risponde ai lavoratori, che non risponde alla cittadinanza. Altro che incatenarsi per il ruolo di commissario. Deve incatenarsi per la sanità, per la salute dei cittadini, non per il ruolo. Deve incatenarsi per il lavoro, non per il ministero o l'incarico. L'incarico a me non interessa. Interessa il lavoro, interessa gli investimenti seri sulla Calabria. Perché non ci pigliassi in giro con la lotta al lavoro. Non possono pensare che c'è il contentino. Non possono pensare che il lavoro si crei per magia. Non si può creare per magia il lavoro. Bloccate la Calabria. La bloccheremo e la bloccheremo insieme. Abbiamo fatto a farla più volte. Ma questo vogliamo. E continuiamo, perché non gli possiamo lasciare spazio a persone che giocano sul fatto che noi possiamo stancarci. No, basta. Vogliono aiutare i calabresi, facessero per il loro mestiere una regione Calabria senza l'assessorato alle attività produttive. Ma come pensano di creare lavoro? Ma che? Immagina! Ma vogliono prendersi la valigia invece di fare immigrati calabresi e vivono loro e vanno in giro per il mondo a trovare qualcuno che investe in Calabria e che dia lavoro vero alla gente. Poi parlano di legalità. Ma qual è la legalità in Calabria? La legalità è tenere a nero gli LSU e LTU e non far lavorare i lavoratori ex mobilità in nero che non pagarli. Io ad Oliverio, sapete cosa vi ho detto? Tu non c'è la legalità. Perché un lavoratore in mobilità in nero che va a lavorare, che da più mesi, se non dico anni, non si paga. Sono due le cose che ho detto. Sei onesto, lavora a nero, sei onesto. Se è disonesto, lo fai delinquere. Ma sei tu che lo fai delinquere, non è lui che vuole delinquere. E questo stiamo dicendo, questa è la nostra proposta, queste sono le idee, no, sulle quali insieme dobbiamo lottare, sulle quali il 16 dobbiamo insegnare. La cittadella, perché noi tutti abbiamo capito che la maggior parte delle colpe sono là. Domani l'autostrada, domani l'aeroporto, il porto, noi li abbiamo fatte e le continuiamo a fare questa azione. Io non voglio avere la memoria corta. Il lavoratore, il sindacato, prima domenica mi diceva, abbiamo preso le multe, non ci risparmio, non ha paura di andare in mezzo all'autostrada e purtroppo creare disagi ai cittadini calabresi. Non ne ha paura di questo. Andremo ovunque, andremo anche a Roma se lo vogliono, non ci sono problemi per noi. Queste sono risposte che noi dobbiamo chiedere a chi ci governa. Non è pensabile fare diversamente. Guardate, amici, ascoltatemi. Ci arrivo, va bene. Ci arrivo, abbiate pazienza, stiamo tracciando le linee, lo scelgo vostro. Guardate, quando parliamo di chi ci amministra, non della politica in generale, che la politica è una cosa nobile, lo dico sempre. Ma quando parliamo di chi ci amministra, non ci rivolgiamo solo a livello regionale. Non a caso io parlavo di una delegazione, di un governo all'interno del quale noi abbiamo una delegazione parlamentare inesistente. Ma dove sono i nostri parlamentari? 30 ne abbiamo, nemmeno li conosciamo. Ci verranno adesso a cercare nelle case per chiederci il voto? Dove sono stati questi anni? Che cosa hanno prodotto per la Calabria? L'apertura di una caserma? Qualche slogan, un viaggio in treno, devono produrre risultati veri per i cittadini. Il lavoro, solo il lavoro. Guardate, dobbiamo combattere questo, a partire di quelli parlamentari, passando dalla regione Calabria, sì, per finire i sindaci. Perché, guardate, io lo dico sempre questa cosa, i sindaci spesso e volentieri, non tutti, ci dicono noi siamo al vostro piano, noi siamo con voi, e poi
attenzione, perché questa è casa di Cipriano. Dove sono loro con le tasche? Dove sono? E dove la colpa è sempre lo sindacato? No? Tu, caro sindaco, devi occupare prima, come prima cosa del benessere del cittadino e il benessere anche il lavoro. E non puoi pensare che fai il comizio nella piazza facendo populismo e poi praticamente quando ti chiamiamo ai fatti concreti ti volti dall'altro lato. C'ha ragione lui. Guardate, gli amministratori sono quelli che stanno usufruendo di voi. Di voi! E dovrebbero avere il coraggio di dire una cosa ai cittadini calabresi. Guardate che se noi offriamo i servizi, perché di questo si tratta. Perché la nostra battaglia è anche questa. Far capire ai cittadini che voi non siete un di più, non siete i vagabondi che dicono, siete coloro che gli offrono i servizi ai cittadini. Se una mamma di famiglia, il figlio che gli viene preso sotto casa con l'autobus e grazie a LSU in mobilità, e grazie a voi, voi offrite servizi ai cittadini calabresi. L'avvertenza del lavoro in Calabria non è l'avvertenza solo vostra, è l'avvertenza di tutti i calabresi. Di tutti, perché senza di noi loro non avrebbero i servizi, i sindaci non potrebbero offrire servizi. Basta loro pigliarci in giro, basta pigliarci in giro, noi siamo chiari, schietti, basta pigliarci in giro. Oggi, il 16 e nei giorni che verranno, una sola parola per noi, per dolore: lavoro.